Mamma mia, mamma Perfetto, mia, perfetto, mamma perfetto. mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Forse accompagnato con un Mamma emozionale. mia, che tristesse, Provato a che telefonare. tristesse, che tristesse, che tristesse. Ragazzi, vedere il Napoli mi fa venire Tristissimo voglia ricordo per di, Sarri. non lo so, tagliarmi il testicolo destro, sarò Questo è molto stato onesto con Olermania. voi. Fatevi Certo, un momento salutare. Hola, splendidissimo. ermanito, sono GA7, Felicità quello di che questa tiene le giornata tette, le racchette, romagnola. le lavagnette, le rocchette, non le manette. Perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno È divertente di stato tutta usato, YouTube attenzione Italia. E crack. benvenuti in questo nuovo video Sul in cui campionato parliamo di anche Napoli Napoli, Union Berlin. E Udusime 1 è anticipato un Udo soffio alla 1-1 Juventus al momento. e È torna sulla Udo, pallone però Borussia sono Mönchengladbach verso la riassestati. laterale. Ragazzi, Sessegnon abbiamo sulla fatto fare sinistra, gol all'Union passa Berlino Simeone, che non allunga segnava da Gnabry, 5 prende partite. palla Tra sul l'altro, lungo l'Union della Berlino rimessa. perde da 12 partite consecutive. È entrato Lindstrom, Lindstrom. tra l'altro, incredibilmente. Diciamolo, ragazzi, è entrato Tornando sul Lindstrom terzino sinistro, all'86esimo. va sulla pallone. All'86esimo Arriva è entrato Gnabry, Jesper angolo Lindstrom. dell'Inter, Tu ti rimessa aspetti per che Sarri, questo faccia Mönchengladbach gol e verso assist e la lo fai laterale entrare ancora Lindstrom. all'86esimo questa cosa? Ora Io insiste non la Gnabry, capirò sta mettendo mai, Vinicius veramente non la potrò mai e poi sull'uomo. mai capire questo povero Prepara Cristo cosa può Sarri. fare. Se lo fa vuol dire che è perché è Migliora Enzo. fortissimo, perché che deve fare questo in 5 Prende il minuti? pallone Mamma mia, Simeone. guarda, questo è andato. Sono Chiara andati, rete comunque ragazzi abbiamo d'attacco. anche preso un Viene gol Vinicius, palla veramente condivisa. imbarazzante, che è il gol che si prende a Simeone in calcetto partenza 2 quando contro salgono 1. tutti Mönchengladbach quanti per il prende il calcio pallone in d'angolo mezzo. e noi veramente Lindstrom l'abbiamo in fatta rimessa nel avanti. calcio vero, siamo stati capaci di farlo nel calcio a 11, di prendere Lindstrom questo gol sul nel pallone. calcio a 11, cioè veramente roba da Coglione record. Nel Gnabry sta frattempo il attento Ciorito alla Simeone posizione ammonito. Io tra l'altro prima di dell'uomo subire il gol, sull'uomo che devo dire che il primo tempo non l'ho visto tutto perché ho fatto tardi, ho fatto la partita di calcetto alle 5 dopo ho Ecco subito il qui, gol potrebbe uguale. arrivare il pallone Uguale dello stadio dell'Etihad. a quello subito dal Napoli. Ho sentito la Lautaro partita in per radio dal primo minuto, posizione ovviamente. difensiva. Tra l'altro, non ci capite Kiss niente perché addirittura su passa radio la palla. Kiss Kiss c'era, si Mönchengladbach parlava di tutte cose tranne la partita. Su radio CRC si parlava di tutto tranne che della partita. Belle e buone, colpo di testa di Nathan. Quelli dicono colpo di testa di Rachmani. Poi leggevano i messaggi di qua e i messaggi di là. Non erano le telecronache. In ogni caso. Da quello che ho visto, rimanda da quello che ho avanti più che visto, il Napoli fuori. in più di un'occasione ha anche Pallone tenuto lungo, abbastanza Mönchengladbach bene il riparte sulla campo. Paraschelia Oh, che si potenzia la aiuto, velocità. si aiuto. Oddio, facciamolo noi come l'hanno fatto loro a Prova a noi. superare Facciamolo noi, Sessegnon ma sulla siamo sinistra. 46, ma come corriamo? Ma che fai, Guara? Grande Ma che difesa intervento sul però rettore da questo? Che parte del bravo. difensore dell'Union Che Berlino. bravo lui. Che bravo lui. Grande Stavo per dire pure, il Napoli in più occasioni ha tenuto bene il campo. L'Union Berlino ha comunque creato, ha fatto il suo. Adesso vi leggo anche meglio le statistiche. Fuori Vi leggo Zielinski, altro meglio. giocatore Esce, scarsissimo io dell'Union comunque voglio Berlin. veramente. Ma adesso arriviamo anche a questo. Poi Sessegnon mi in direte che io mi lamento rimessa solo. in posizione Ma della questa rimessa. gestione dei cambi, ragazzi, ma che come si può Passa fare? Come si Spinazzola. può pensare che questa gente possa cambiare qualcosa facendo cambi al 78esimo, all'86esimo e al 90esimo? Però Quattro vabbè, a sette. in ogni caso, le Sessegnon sul statistiche pallone dicono lungo. XG del Napoli 1,58, XG dell'Union Berlino. Sinistra 0,81. Il Paraschelia primo tempo, secondo me, passa la meritavamo pallone alla sua destra assolutamente vincente verso il il pallone vantaggio. lungo Un gol Lautaro annullato. passa Ojok, verso un gol Simeone che annullato non arriva ad tra le mani palla Anguissa. fuori di Secondo me, Vinicius giustamente ci sta. Cioè, Di Lorenzo si appoggia con entrambe Pretorino le mani. È non sarà corretto, attaccato secondo da me, Solari. annullare il gol. Romano E poi gol Zaleski di inizia Politano, a anche rimontare il fortunoso. circolo E in un Fofana. momento Lo chiudono in comunque di profondità per Lapena Ojok. ancora. Fofana, attenzione a Becker, si Ojok. prova Ma al centro. Fofana insiste. che Ancora fanno Fofana, palla questi? lì dietro. E c'è la Un conclusione, piede mammo così sfiorato di karma, lungo fuori, un mamma coperta da fuori di mia. Becker, 25 tiri sull'uomo del Napoli a 11, avversario. 4 tiri a Tira Becker porta con del il pallone, Napoli, 6 palla tiri a dentro porta per dell'Union Lautaro, che lo Berlino, vede arrivare e toglie 17 calci d'angolo a Mönchengladbach 5. sul Sicuramente, pallone di se c'è Lautaro, una squadra che che rimonta merita con questa il partita pallone è il Napoli, ma 90 al 90 per me, ancora la memoria del io sinistro, purtroppo la vedo così, per la Lautaro differenza prende enorme che palla c'è in di singoli in campo e di tecnica in campo, il Simeone Napoli poteva fare anche prende qualcosina in assist più, e poteva fare passa sicuramente decisivo meglio. vicino E all'Union questa partita, in Berlino, realtà, è una partita da vincere che scambia palla obbligatoriamente. Se proprio vogliamo fare il discorso sul risultato, prova ad attaccare però, in andando a area valutare Pirlo, la partita, non so che cosa abbia appena fatto Sampdoria Giacomo Raspadori. I minuti di Mancini recupero insiste sono ancora. 7. Andando a valutare la prestazione, un primo tempo, da ciò che ho letto in giro, comunque, in cui il Napoli ha fatto bene. La prima parte di secondo tempo, i primi 10 minuti, mi sembrava che il Napoli attaccasse anche l'area di Messa rigore laterale per l'Union Berlino, con più palla dentro uomini. possesso E poi si è sfilacciato Sessegnon. completamente. Non è quello che ci si aspetta dal Napoli. Dopo il gol, il Napoli si è provato, ha creato qualcosa, però non è stato ordinato. Sessegnon Ma colpo la di palla al testa fosso, ma che sta succedendo? Non è stato dell'uomo ordinato, non è centro. stato
un Napoli arrembante come ci si aspetterebbe contro una squadra come l'Union Berlino, che poi è vero, si chiude tutto quello che volete voi, però si poteva e doveva fare molto di più. Facciamo un sorso di caffè perché veramente altrimenti qua la situazione è gravissima. Quanto è buono il caffè, ragazzi, quanto è buono il caffè. Questa sarebbe, ragazzi, mancano ancora 4 minuti e mezzo, sarebbe una vittoria fondamentale in ottica classifica, perché metterebbe una serissima ipoteca sulla qualificazione agli ottavi. Occhio, buona trama, no Giovanni, però parliamo dei cambi, ragazzi, perché la questione dei cambi secondo me è importante. Adesso andiamo a vedere pure i cambi, a che minuto sono stati fatti, perché secondo me la gestione dei cambi ancora una volta è stata imbarazzante. Il primo cambio lo fai al 77esimo perché si è fatto male Lobotka e fai entrare Olivera e Simeone Gaiusto. Poi, dopo 10 minuti all'87esimo, tu metti questo ragazzo che veramente poverino, che deve fare? Già tu l'hai delegittimato completamente in conferenza stampa, lo metti all'87esimo come se fosse un primavera qualsiasi a farsi questi 3 minuti più 7 di recupero, quindi gli concedi 10 minuti e poi che dirai? Che se non fa con le assist, non ha fatto con le assist e quindi deve giocare sempre Politano. E il discorso che faccio io, l'ho spiegato pure su Instagram, non è che Politano non debba giocare. Politano, quando tutti quanti lo insultavano, Politano è scarso di qua e Politano è scarso di là, io sono stato il primo che l'ha sempre, sempre difeso Politano, perché a me Matteo Politano piace tantissimo, a me i giocatori tecnici come Politano, i giocatori balisticamente forti come Matteo Politano, che ti saltano l'uomo, piacciono tantissimo. Politano è un classico giocatore che deve farti 60 minuti, perché per 60 minuti lui è uno che non si risparmia mai, è uno che dà tutto e che non può farti 80 minuti, 90 minuti, soprattutto sempre di fila a giocare in continuità, perché va in estrema difficoltà. E uno dire, no, Politano, bravo Lindstrom, guardato, bravo, bello Jesper, che giocatore, mettilo in mezzo, mettilo bene, passa il pallone Caiusto al 90esimo, ragazzi, neanche lo commento. Ma Politano, proprio perché è in uno stato di forma incredibile, deve essere centellinato, altrimenti è uno che poi lui è anche soggetto a problemi fisici, a problemi muscolari, lo uccidi così. Mamma mia, che giocata, ma che cazzo l'ha combinato, guarda, un mambro guarda, che succede? Ma che palla col destro? Ma che palletta? Che palletta col destro Nathan? Che brutto cross di Anguissa? Che sta succedendo? A pallo fus! Era bello, era molto bello, era veramente molto molto bello. E dicevo, cioè io avrei fatto questo discorso anche l'anno scorso, se fosse stato così, che c'era Lozano che a me non piaceva. Che cosa ho sempre detto io? Che il Napoli ha potuto sopperire ai deficit tecnici lo scorso anno sulla destra grazie al fatto che hanno fatto 60 minuti uno, 30 minuti l'altro, 30 minuti uno, 60 minuti l'altro. Quando tu per 60 minuti sei abituato a difendere in un certo modo, con uno che si accentra, con uno che va sul sinistro, e poi è bello e buono, dopo mezz'ora tieni uno che invece ti va sulla profondità e che... Oddio! Ma che abbiamo fatto? Arriva Aronson! E il Napoli si salva. Mamma mia, un mamma del Carmelo. E a me Lozano non piaceva. Quest'anno che tu tieni un giocatore fortissimo come Lindstrom e non lo fai giocare, mi brucia ancora di più il mazzo. Mi brucia ancora di più il mazzo, perché poi la concorrenza, quella lì sana, quella lì costruttiva, è quella che fa bene ai giocatori. L'abbiamo visto con Mario Rio Rivera, l'abbiamo visto con Simeone Osimhen. Ma siamo messi no male, ma veramente molto male. Ma io quando dico difesa alta non intendo questo, ragazzi, mannaggia la miseria. Comunque in fase di non possesso, se in fase di possesso ci comportiamo comunque, mamma mia, ci comportiamo comunque relativamente bene in fase di non possesso, il Napoli fa acqua dappertutto, fa acqua veramente dappertutto. Oh, ma che vogliamo fare? Vogliamo aspettarci e accontentiamo del Parigi? Quello sta a terra. Ma che sa, la vogliamo buttare in avanti? La buttiamo in avanti? Non ci piace a noi buttarlo in avanti, a noi ci piace mantenere il pareggio. In area di rigore c'è solo Simeone. Poi palla al limite, allontana Kral. Che stai? Pallone riconquistato dalla Napoli, è l'ultima azione della partita. Affonda Anguissa. Dai, mettila in mezzo. Olivera, Anguissa. Mettila in mezzo. In zona tiro, Anguissa è chiuso. Lo attacca Kral, insiste Anguissa, se ne va il settimo di recupero.
Anghissà deve liberarsi del pallone. Nathan lo butta in mezzo a cercare Simeone. Tussar la mette in calcio d'angolo. Lo fa battere. Ce lo fa battere. Battere l'arbitro. Ce lo fa battere. Ultima azione della partita. Calcio d'angolo per il Dai! Controllo tutto col cronometro. Dice Macheli. Batte fischia, batte fischia. Andiamo per giocare a Diogo Leite. Non vai a stressare. Se il ragazzino, il ragazzo a terra qua. Che stress, che stress. Ancora a terra Fofana, batterà l'angolo Raspadori, il corner. E ripeto, non è questione di dover vincere le partite 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 0. Precedenti il Napoli, questione non di attitudine, di tenuta del campo. Questo ultimo assalto alla porta di Ronno. Dai, proviamo. Dai. Si può battere. Pronto Raspadori. Sì. Palla in mezzo, pallone messo fuori, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, il tiro deviato. Finita. Non c'è più tempo. Napoli, Union Berlino. Che ti lamenti che già ti ha fatto battere quello. Finisce 1-1. Il Napoli è riuscito nell'impresa di non far perdere l'Union Berlino. Tanta roba, sempre forza Napoli.